c'è stato un incontro in prefettura con i sindaci della provincia di Caltanissetta. Il sindaco Ruvolo sembra soddisfatto perché comunque il prefetto ha deciso, in base anche alle normative nazionali, dichiarano che a Caltanissetta non ci saranno profughi in più, quindi restano gli 800 che ci sono. Fratelli d'Italia invece dice già 800 sono troppi, è un imbroglio. Certo, noi diciamo che qua i problemi sono due: o abbiamo un sindaco asino anche in matematica, oltre che in amministrazione, o c'è qualcosa che non torna, perché gli accordi tra ANCI e Ministero dell'Interno sono ben chiari. Praticamente si devono ospitare 2,5 i richiedenti asilo ogni 1000 abitanti. Caltanissetta, da che mondo è mondo, fa 60.000 abitanti. Il prefetto in persona ha detto che attualmente ne ospita 800, basta fare una leggera proporzione in matematica, che anche io non sono uno scienziato in matematica, però chiaramente il sindaco mi supera, e andiamo a 150. Siamo così buoni e buonisti che vogliamo arrivare a 200, gli altri 600, caro Giovanni Ruvo, dovrei quantomeno alzare la voce e dire metteteli da qualche altra parte, o no? Ma perché non parli? Cos'è che ti trattiene? Faccelo sapere. Quindi a Caltanissetta ce ne dovrebbero essere 150 per legge, in base agli accordi Ministero Associazione Comuni? I numeri non se li inventa nessuno, prefettura sono quelli, il Ministero dell'Interno dice quello, per cui non si, lui che aveva detto noi perché siamo molto arrabbiati, e glielo faremo sentire questa nostra arrabbiatura nei confronti di Ruvolo, che Ruvolo in occasione della battaglia che abbiamo fatto all'oratorio di Via Borre, ma ebbe a dire è vero, dobbiamo ridurre, ha fatto anche delle interviste. Quindi noi gli abbiamo detto noi siamo al tuo fianco, facciamo questa battaglia, ma qua la battaglia lui una cosa dice e altre cose fa, quindi non vorrei che c'è qualcosa, come al solito, che in questa città va in maniera strana, non voglio addentrarmi in discussione su Capo Rizzuto e cose di questo tipo. E a San Cataldo? San Cataldo ancora peggio. San Cataldo, la casa del fanciullo, che è la storia di San Cataldo, dove tante persone hanno imparato un'arte, un mestiere, eccetera, eccetera, è stata repentinamente affittata, guarda caso, e anche là dobbiamo cominciare a capire perché a Caltanissetta, in questa provincia, ci sono sempre le stesse persone che gestiscono le cooperative sociali di tutti i tipi, di tutte le specie, hanno affittato questi locali. E già ieri addirittura su un quotidiano il gestore di questa cooperativa parlava, sì c'è una gara il giorno 20 giugno, ma noi diciamo già sostanzialmente come se già l'avesse vinta, la prefettura ci dovrebbe spiegare se la gara si vincono prima o dopo. E insomma praticamente vorrebbero portare al centro di San Cataldo, a Casa del Fagnullo, 95 e che sta comunitana. Non è possibile portarli là, sia chiaro, noi Fratelli d'Italia faremo una battaglia durissima su questo, perché proprio di fronte c'è una scuola elementare. E allora, siccome le direttive del Ministero dell'Interno dicono che là dove ci sono scuole elementari, scuole medie, in ogni caso istituti scolastici, nell'arco di 200 metri non è possibile portare richiedenti asilo. Voi immaginate 100 persone con telefonini a bivaccare davanti alla scuola elementare. Io lo dico alle mamme, noi coinvolgeremo le mamme, coinvolgeremo gli istituti. Questa battaglia sarà una battaglia che Fratelli d'Italia farà in prima persona.